Sbaglio, è un po' che non faccio un video sui sport. Bene, dovete sapere che le cose su questo canale e, diciamo, all'interno dell'anima di sport e di ciò che sto facendo sono cambiate davvero tanto. Intanto mi permetto di ringraziare tanti di voi perché nel 2023 eSport è cresciuto come non mai, soprattutto grazie alle guide di Overwatch, anche grazie alla community di Age of Empires e grazie anche alla community di Apex. Insomma, ci siamo fatti conoscere e allo stesso tempo facendoci conoscere alcuni video che pensavo che non sarebbero mai usciti, quindi che fossero visti e condivisi, in realtà sono arrivati in mano a delle persone giuste. E queste persone, essenzialmente del mondo degli sport e del mondo dei videogiochi in livello generale, beh, in qualche maniera hanno risposto. E questa risposta, ragazzi, voglio che voi sappiate che ha portato a questo momento di riflessione da parte mia. Iniziamo a un attimino parlare, sarà un video molto discorsivo e molto terra terra, nella quale vi dirò chiaramente che, senza girarci intorno, sono in estrema difficoltà, ok? Preparare dei video buoni, senza sbagliare, senza poi che la community mi salti addosso, perché giustamente fare delle guide e poi sparare cazzate non è bello, non è buono, non mi fa fare visual, non mi fa fidelizzare il pubblico. Per fare tutto questo ci vuole tempo. Abbiamo indubbiamente avuto dei momenti alti e dei momenti bassi. Il punto è che poi nel mentre, forse non lo sapete, ma io ho anche un altro canale, soprattutto ho una vita al di fuori di YouTube. YouTube non è il mio primo introito economico, ok? Neanche credo che lo sarà mai, e spero vivamente di no, perché insomma mi fa in qualche modo un po' paura un mondo del genere, la partita IVA e poi tutto quello che ci sta intorno e soprattutto la sua fragilità, inteso come viewers, inteso come YouTube che non ti dà una mano, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, dicevo, ho anche cercato di invogliare il pubblico e quindi essenzialmente ho iniziato a fare live su Twitch. Live su Twitch che, non prendiamoci in giro, sono state fatte per parlare con voi, ma anche per ottenere una specie di anche compenso, ok, economico. Senza entrare nei dettagli, sappiate che comunque monetizzare o gestire o le entrate di Twitch, sì, in un anno sono state quasi più corpose di quanto non faccia al mese con questo canale. Giusto perché è chiaro che si fa tutto con passione, si fa tutto con grande amore, si fa tutto con la massima intensità, con la massima professionalità, ma ci deve essere un ritorno, ok? Alle volte di emozioni, quindi feedback, like, apprezzamento della community, conoscenza del proprio lavoro e poi ovviamente anche un ritorno economico, dato che, come dicevo all'inizio, per creare un video fatto bene, ok, bisogna provarlo, bisogna giocare. E quindi non si può fare un video delle guide su Overwatch, su Fortnite, su Age senza essersi messo lì. Questo richiede ovviamente tempo e il tempo deve essere in qualche maniera retribuito, sia dal punto di vista emozionale sia dal punto di vista economico. Bene, Twitch per me è stato un bel banco di prova perché mi ha permesso di entrare a gamba tesa nella community. La community di Age mi ha apprezzato tantissimo, quella di Apex c'è stato un momento in cui abbiamo goduto e giocato insieme, abbiamo fatto anche tante challenge e il punto è che anche lì l'assorbimento del tempo, la gestione, il controllo di tutto ciò che sta dietro una semplice live ha iniziato a essere sempre più importante. Questi pesi, ok? Quindi il canale, i video, Twitch, vita privata hanno iniziato pian piano a
pesare, ok? E non sono riuscito a trovare persone in grado di supportarmi in questo mio progetto. E anzi, per assurdo, le proporzioni di alcuni progetti sono andati ben oltre le mie più rosee aspettative. Quindi, giusto perché voi lo sappiate, ho avuto delle proposte di fare podcast, ho avuto delle proposte di fare coaching varie eventuali, e quindi buttarmi a capofitto nel mondo degli e-sport, e penso che questa possibilità la prenderò a piene mani così e me la porterò da verso di me, appunto per definire che il 2023, soprattutto quest'ultimo periodo, per via di tutti questi avvenimenti, ha visto un calo improvviso e importante dei video su eSport e vedrà un calo importante all'interno di Twitch. Quello che vi voglio dire, appunto, come video finale di questo fantastico, meraviglioso anno che ho passato con voi e che dovrò cercare di staccare qualcosa, ok? Fin quando non riuscirò a trovare supporto, aiuto o tempo, o anche un introito economico che sia equiparato a quello che sto facendo. Cosa voglio dire? Beh, voglio dire che essenzialmente Twitch, che facevamo all'incirca 6 ore alla settimana, ok? Quindi tre volte alla sera, inizierà a essere importantemente castrato, ok? E quindi solo e solamente in determinate sere il canale di Twitch trasmetterà. Quando sono queste sere? Beh, vi invito caldamente sotto ad andare su Twitch, nella mia pagina, ok? E mettere il follow su, appunto, Top Off Gaming, che è appunto il mio canale di Twitch. Dopodiché subito sotto metterò anche un canale di Telegram che spero vi aiuti tantissimo a mantenere un attimino traccia di quello che faccio, sia dal punto di vista dei canali, sia dal punto di vista delle live, sia dal punto di vista delle challenge, sia dal punto di vista di che cosa sto facendo, perché quello che andrò a fare nel 2023 sarà importantemente concentrato su di voi, sarà importantemente concentrato sugli sport. Presterò la voce a tante collaborazioni varie ed eventuali che dovrebbero iniziare appunto durante una parte del 2023, appunto per poi cercare di recuperare, mettere ordine all'interno di YouTube e di tutta la mia vita. Ho dovuto anche in qualche maniera rallentare un po' il quantitativo di video che venivano fuori sul canale. Per cui io voglio assolutissimamente mettere tutti tranquilli, ok? E-sport come canale è ancora qui. Lo sarà, si prenderà una pausa natalizia per resettare un attimino il tutto, ok? Cercare di rendere i suoi video, le guide che sta facendo, sempre fruibili, sempre utilizzabili, solo che per ora avrà, diciamo, non 4 o 5 video alla settimana, ma sarà leggermente castrato 2 o 3 alla settimana, ok? Inoltre dovrò anche scegliere i giochi e il modo in cui li porto. Il mio essere podcaster invece, per quanto riguarda i vostri gameplay di Age, i tornei che casterò di Age, la voce che presterò, il replay, le challenge su Apex, su oppure Rainbow Six, oppure tornerò sicuramente su Overwatch, Valorant, eccetera, eccetera. Quindi il mio essere gamer non morirà mai, ok? Solo che dovrà essere come tempo appunto ridotto. Ed è quindi qui che vi invito caldamente a iscrivervi al appunto canale di Twitch, al canale Telegram, tutti i link li trovate in descrizione, perché appunto non riuscirò più a dare una giornata fissa, ma bensì saranno più eventi particolari a cui voi assisterete. Saranno live più lunghe, più grosse, ok?
ma saranno semplicemente più rarefatte all'interno del mese. Ovviamente tutti i tornei che ho intenzione di castare su Age of Empires li troverete sul mio canale. Ovviamente le challenge, le sfide e altri gameplay vari eventuali, come ad esempio l'arrivo di una nuova season per un videogioco e poi ci scateneremo dentro a provarlo, ci saranno. Ho intenzione di creare determinati eventi. Voi comprendete che però non riuscivo a mettere insieme il mio essere youtuber, la mia vita personale, privata, lavorativa, e il mio essere twitcher. Probabilmente ho fatto, e mi vergogno di ciò, ho fatto il passo più lungo della gamba. Ho sperato che alcune persone che avevo contattato mi dassero una mano. Queste persone non me l'hanno data, ok? Non ho avuto possibilità. Sono arrivate altre proposte grandi, proposte importanti. Io ho detto di sì a tali proposte e ovviamente alla fine della fiera sono crollato sotto il peso di tali eventi e di tali azioni che ho scelto. Io mi dispiace di tutto questo, mi ero riproposto di essere sempre metodico, riuscire a gestire tutto al meglio. Ovviamente poi quando sei in un progetto e questo progetto si allarga, qualcuno viene a cercarti, ti dice guarda che il tuo modo di fare video è buono, il tuo modo di parlare ci piace, guarda che con un pochetto più di attenzione i tuoi video potrebbero aumentare di qualità, ti diamo la possibilità di guardare, ti diamo la possibilità di valutare altre cose, ti diamo anche un tornaconto. Essenzialmente voi comprendete che non posso non dire di no. La mia crescita come streamer, podcaster, amante degli sport in linea generale c'è, è sempre lì, è solo che è un mondo che richiede attenzione, richiede cura, richiede tanta dedizione, e io non riesco a mettere e non farò mai venire fuori un progetto spoglio, un progetto mediocre, un progetto che non mi piace. Voglio metterci testa, cuore e anima. Per fare tutto questo ho bisogno di tempo, energie ed equilibrio, e sfortunatamente, come vi dicevo durante la fine di quest'anno, l'equilibrio mi è mancato. Mi dispiace davvero tanto aver parlato così tanto, lo sapete, sono un gran parlone, lo avete visto in tanti miei video. Io spero vivamente che voi passiate un bel Natale tutti insieme appassionatamente. Mi dispiace per tutti quelli che su Twitch mi aspettavano il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Non datemi per morto, non datemi per disperso, ho solo bisogno di sistemare le cose, recuperare le energie, cercare di decidere dove porre il mio sguardo, la mia attenzione e le mie passioni. Per tutto il resto vi invito caldamente a seguirmi. C'è Facebook, c'è Twitter, molti di voi mi contattano in Discord, molti di voi mi contattano in indirizzo email. Adesso con Telegram, anche se non potrete scrivere in quel canale, sicuramente avrete la possibilità di potermi contattare, ok? Quindi ho parlato con molti di voi, alcuni professionisti, altri invece che avevano dubbi, non sapevano come raccontarsi della loro passione sugli sport oppure tanti dubbi su come approcciarsi a determinati videogiochi, oppure alcuni di voi mi hanno detto guarda dammi una mano ti prego a passare le ranked, facciamo questo, ti mando un replay, ti do una mano. Vi ringrazio tutti, siete stati così tanti che quando ho visto la vostra forza, quando ho visto la qualità, quando ho visto un po' i risultati del mio lavoro, mi sono davvero commosso. Voglio essere sicuramente uno youtuber di riferimento in Italia per gli sport.
lo posso fare, lo faccio grazie a voi, lo sarò grazie a voi e io vi devo dire solo e solamente grazie amici, grazie mille, avete creduto in me, avete creduto in eSport, stiamo andando verso i 2000 iscritti, molti di voi mi contattano, molti di voi condividono, grandi aziende si sono interessate al mio lavoro, appunto, e credetemi, non dimenticherò nessuno di voi, non dimenticherò Age, non dimenticherò Apex, non dimenticherò che sono un videogiocatore, non dimenticherò che questo video e questo canale è fatto non per i pro player, ma per chi vuole migliorarsi, per chi i videogiochi li assapora sia come divertimento, sia come sfida, challenge, un modo per, no? Potersi anche divertire e conoscere il mondo dei pro player. Nessuno in Italia l'ha fatto, solo qui lo stiamo facendo. Vi ringrazio davvero tanto, vi chiedo gentilmente solo di avere un pochettino di pazienza. Per tutto il resto ci vediamo nel 2023 con le nuove live e i nuovi video. Alla prossima, ciao!